Raccontaci un po' di questo primo consiglio regionale, atmosfera e risultati di questa prima giornata di lavoro. A te Fabio. Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Come dicevi giustamente, da circa 20 minuti è terminata la prima seduta del Consiglio regionale dell'undicesima legislatura qui presso la Sala Sandra Spagnoli del Palazzo dell'Emiciclo. La seduta ha provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale nella persona di Lorenzo Sospiri, vedremo poi con quali voti, e all'elezione dei due vicepresidenti del Consiglio regionale e dei due consiglieri segretari. Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Marco Marsiglio ha ribadito: se molto ci divide, ricordiamoci che al contempo molto ci unisce, a partire dal primo obiettivo ineludibile, recuperare la fiducia dei tanti abruzzesi che anche alle scorse elezioni non sono andati a votare, e la dignità dell'impegno politico. Questo è stato appunto uno dei passaggi del discorso programmatico del Presidente della Regione Abruzzo Marsiglio a conclusione del suo intervento, ma possiamo ascoltarlo nell'intervista che ci ha rilasciato appunto durante la pausa dei lavori a metà mattinata. Ascoltiamo il Presidente Marsiglio. Sì, c'è bisogno di fare squadra all'Abruzzo tutto insieme, è un appello che rivolgerò anche alle opposizioni, perché poi ognuno a modo suo condivide responsabilità di governo, chi perché è al governo nazionale, chi perché lo è stato o ha, come dire, avuto la responsabilità fino a pochi giorni fa di guidare quello regionale, e quindi ci lascia in consegna una serie di piani, di progetti, di riforme sulle quali oggi noi siamo chiamati in qualche misura anche ad applicarle, quando non a modificarle, ma insomma ognuno ha la sua parte di responsabilità, e se sapremo tutti lavorare, magari sfidandoci per il meglio, nel senso di provare a dimostrare ognuno cosa può aggiungere piuttosto che lavorare per bloccarci l'uno con l'altro, forse diciamo quella diventa la ricetta giusta per far fare passi in avanti a tutta la nostra regione e a tutta la nostra gente. Presidente, ha tenuto per sé le deleghe alla ricostruzione, anzi alle ricostruzioni dei due crateri, già individuate le priorità, da dove partire? Intanto abbiamo, diciamo, cominciato già a segnare un passo in avanti, penso che sia stato già registrato positivamente il fatto che in poche settimane ormai si sono, diciamo, licenziate più pratiche di quante se ne fossero fatte negli ultimi due anni. E dobbiamo verificare adesso, stando costantemente con il fiato sul collo a quegli uffici, se questo trend è un trend destinato a entrare a regime e soprattutto se può, diciamo, aiutare a cogliere l'obiettivo di riportare le persone in tempi ragionevoli dentro le loro case, e su questo misureremo anche l'efficacia dei dirigenti che oggi sono al lavoro in questi uffici. Ecco Fabio, queste sono le dichiarazioni che ha rilasciato il Presidente Marco Marsiglio, che sintetizzano un po' quelli che in linea di massima sono stati gli impegni programmatici esposti nel suo discorso. Ovviamente ci sarà un dibattito su queste linee programmatiche che avverrà nella prossima seduta del Consiglio regionale. Oggi invece, e torniamo all'aspetto più istituzionale della giornata, l'argomento principale è stato quello dell'assicurare i nuovi vertici dell'Assemblea stessa con l'elezione del nuovo presidente. Allora, com'è andata? L'indicazione era chiara sin dall'inizio e possiamo dire che non ci sono state sorprese, Fabio, no? Assolutamente no, c'è stato un clima di forte collaborazione come è stato auspicato all'inizio di questa seduta. Presidente del Consiglio regionale, come già detto, è stato nominato Lorenzo Sospiri con 26 voti a favore, soltanto 5 le schede bianche. Vicepresidenti per la maggioranza Roberto Santangelo con 18 voti e Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle con 13 preferenze. Segretari consigliari Sabrina Bocchino della Lega con 18 voti e Dino Pepe del Partito Democratico con 9 voti, 4 le schede bianche. Abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, visibilmente soddisfatto e anche un po' emozionato. Ascoltiamolo. Presidente Sospiri, un'elezione a larghissima maggioranza. Sì, carica di ulteriore responsabilità e fa anche piacere ovviamente poter iniziare una legislatura con un dato istituzionale che possa essere foriero di un livello dell'Aula all'altezza dei tanti problemi che abbiamo da risolvere. Un po' di decoro, di stile, di sobrietà non guastano alla nostra ala consigliare. E ovviamente adesso inizia l'undicesima legislatura, sappiamo che abbiamo tanti problemi da risolvere e faremo sponda sulle opposizioni per suggerimenti che possono migliorare la nostra azione di governo, e il mio compito sarà far rispettare le regole e giungere velocemente all'approvazione degli atti normativi. Ci attende un compito difficile, ha sottolineato lei, in primo luogo riportare la regione vicina ai cittadini.
Beh sì, c'è stata una enorme astensione sul voto del voto popolare. Questo più che festeggiare deve far comprendere che quasi la metà degli abruzzesi non hanno trovato interesse nell'esprimere il proprio voto, il che è un fatto molto grave. Più che dare la colpa a loro, preferisco dare la colpa a noi. Il mio compito in questi 5 anni è fargli comprendere che qui si fanno tanti atti giusti che migliorano la vita degli abruzzesi con onestà, capacità, coraggio ed intelligenza che vogliamo dimostrare ogni giorno. Presidente Sospiri, lei ha accennato anche alle difficoltà, quelle economiche, quelle del territorio legate al sisma, legate anche all'inquinamento del sito di Bussi. Si dovrà lavorare per risolverle. Eh sì, oggi tra l'altro è il tragico anniversario della scoperta di quella enorme discarica abusiva. Sono ferite aperte sia il primo sisma, il secondo sisma che la bonifica di Bussi, così come il lavoro. Per noi sono priorità da risolvere e credo che ormai non ci sia più tempo per attendere. Per quanto riguarda tra gli altri argomenti che lei ha affrontato nel corso del suo, discorso, risposte concrete, lavoro, sanità e semplificazione. Sì, credo che leggi, meno leggi e che si possano intendere meglio sono comunque una base necessaria per provare a convincere qualcuno ad investire nella nostra regione. Il lavoro lo crea un'impresa, più quell'impresa è posta nelle condizioni di poter lavorare sapendo quali sono le regole che deve rispettare, più sceglierà di venire da noi. Queste le dichiarazioni dunque di Lorenzo Sospiri, le prime da presidente eletto, con i voti anche di minoranza, perché il suo ruolo è stato sostenuto anche nei discorsi che sono stati fatti inizialmente sia dal leader della coalizione civica e di centrosinistra Legnini che dal Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi. È stato sull'aspetto istituzionale un ruolo riconosciuto, tant'è vero che ha ottenuto i voti sicuramente al centro sinistra e anche qualcuno dal Movimento 5 Stelle. Insomma, un clima diciamo abbastanza disteso anche sul fronte delle minoranze, anche le minoranze tra loro hanno trovato in qualche modo, mi pare, la quadra per le altre postazioni istituzionali, Fabio. Sì, sicuramente Carmen dice bene, proprio perché Legnini ha lanciato un messaggio distensivo proprio in apertura del suo intervento rivolgendosi ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle nella persona di Sara Marcozzi. Legnini, come esponente dell'opposizione, ha dichiarato che intenderà esercitare l'azione di opposizione nel principio della lealtà e dell'intransigenza e rigore per contrastare quelle iniziative che non saranno condivise. La collega Marianna Gianforte con l'operatore Donatello Ricci lo ha intervistato, ascoltiamo le sue dichiarazioni. Giovanni Legnini, all'ufficio di presidenza Roberto Santangelo e Domenico Pettinari. A questo punto al centro-sinistra che cosa compete? C'è la vigilanza ancora da conquistare? Guardi, noi abbiamo proposto una linea, una via che è quella dell'autonomia del Consiglio, della rappresentanza di tutte le forze, del peso di ciascuna delle opposizioni in relazione ai consensi elettorali, alla composizione del Consiglio. Va da sé che, avendo noi peraltro espresso un consigliere segretario ed essendo rappresentati nell'ufficio di presidenza, la funzione di vigilanza, di controllo, è giusto che venga attribuito a una forza, la nostra, che ha conseguito quasi un terzo del consenso elettorale degli abruzzesi. Lei ha ribadito che sarà un'opposizione né distruttiva né costruttiva, un'opposizione dura, mentre Amerigo Di Benedetto, il suo compagno di lista, ha invece sottolineato l'importanza della pari dignità delle forze politiche in consiglio. Io ho ribadito quello che sono, a mio modo di vedere, le stelle polari di un'opposizione democratica, che sono la lealtà, il rispetto delle regole, delle persone, dei ruoli, ma l'intransigenza, il rigore, la capacità di approfondire i dossier, la capacità di prospettare le soluzioni alternative, di contrastare le scelte sbagliate, quelle che l'opposizione ritiene essere sbagliate, di esercitare quella funzione appunto di controllo e di vigilanza, di rispetto delle regole che deve caratterizzare l'agire di qualunque governo. Noi su questi punti ci batteremo con questo profilo, con questo metodo, e poi sui contenuti ci esprimeremo a partire dal prossimo Consiglio regionale. Fin qui Legnini, Fabio, il Movimento 5 Stelle?
5 Stelle ha preso la parola Sara Marcozzi, la quale in apertura del suo intervento ha ribadito come nella scorsa legislatura ci sia stata una totale mancanza di confronto e disponibilità da parte della maggioranza, soprattutto una disponibilità a collaborare. La Sara Marcozzi poi ha sottolineato come ci sia in questa undicesima legislatura una maggior presenza delle donne e ha chiesto a loro proprio di collaborare e di unirsi in una sorta di, come dire, di contributo per un'azione più incisiva. Sara Marcozzi, che comunque è apparsa anche molto disponibile al confronto. L'ascoltiamo sempre al microfono della nostra Marianna Gianforte. Sara Marcozzi, allora, Domenico Pettinari con 13 voti, tutti quelli da minoranza, insieme a Roberto Santangelo con 18 voti, tutti quelli della maggioranza. In pratica tutto da copione alla vicepresidenza dell'ufficio di presidenza. Beh, da copione. Nella passata legislatura ci avevano abituato, come dire, a scoprire delle cose, delle prassi non usuali, per cui non è tutto da copione, ma è un buon risultato. Certamente sono contenta e siamo soddisfatti che al Movimento 5 Stelle sia stato riconosciuto il ruolo che ha, e cioè la prima forza di opposizione, dunque la vicepresidenza del Consiglio. Siamo contenti di aver scelto Domenico Pettinari e che sia stata riconosciuta la figura di Domenico, perché insomma ha fatto un gran lavoro e sarà un grande vicepresidente. Da copione anche in riferimento al tipo di accordi che comunque sono stati presi anche nei giorni scorsi, questa mattina infine concordati. Beh, questa mattina abbiamo in realtà trovato la quadra, il Partito Democratico, il centro-sinistra si è reso disponibile a votare per il nostro candidato, per Domenico Pettinari, per cui insomma per una volta rispetto alla passata legislatura tutto è andato secondo il buon senso. Questo dunque è il cambio di passo anche nel fair play rispetto alla precedente legislatura, che come tutti ricordiamo è stata piuttosto turbolenta. Allora i prossimi passi, Fabio, prima di salutarci, l'elezione del Presidente della Commissione di Vigilanza, ma sembra questo un ruolo ritagliato proprio su misura per Giovanni Legnini, che potrebbe essere egli stesso a esercitare questo ruolo, o comunque magari Amerigo Di Benedetto, ma probabilmente sarà lo stesso Legnini a guidare questo organo molto importante, e anche insomma una fair play istituzionale che investe i rapporti stessi interni tra le due minoranze. Insomma, penso che ci sia grande soddisfazione, penso anche molta emozione, soprattutto tra i nuovi consiglieri regionali. Fabio, che hai colto? Sicuramente, Carmine, proprio perché sui 31 consiglieri ben 21 erano al loro esordio e si respirava un po' un clima da primo giorno di scuola con grande emozione. Molti erano accompagnati anche da parenti ed amici che purtroppo non sono potuti entrare qui nella sala del Palazzo dell'Emiciclo proprio perché era gremita di autorità e di giornalisti. Per quanto riguarda questa prima seduta del Consiglio regionale, direi che potremmo chiudere qui l'appuntamento. Io ringrazio in chiusura Marianna Gianforte per le interviste e per il collegamento in esterna, i collaboratori, gli operatori Andrea Berardinelli e Donatello Ricci. Da parte mia è tutto, ti restituisco la linea.